Cari lettori, eccoci di nuovo di fronte all'obiettivo, pronti per un nuovo suggerimento di lettura. Oggi desidero presentarvi questo racconto illustrato. Si tratta di Era una nuvola, realizzato da Ilaria Cairoli e Alberto Casagrande, edizioni Verba Volant, casa editrice che ringrazio per averci dato la possibilità di recensire questo volume e soprattutto per aver rinnovato la collaborazione col nostro blog. Dicevo del volume, lo apro progressivamente, quasi come se si trattasse di un sipario. Guardate qui che meraviglia, perché il racconto vero e proprio è all'interno di questa confezione. E parliamo appunto di un libro da parati. Infatti lo apro progressivamente, non per intero naturalmente, perché insomma più va avanti la storia, più il formato diventerà grande, al punto da riempire una parete, un libro di circa un metro. Ma al di là di quello che è insomma l'iniziativa editoriale molto bella, tra l'altro vi invito a scoprire il catalogo di questa casa editrice per trovare altri prodotti del genere, soprattutto date un'occhiata all'archivio del nostro blog per vedere altri libri recensiti, ci tenevo a spendere due parole su questa storia che mi è piaciuta veramente molto. Siamo nel futuro o probabilmente nel passato, non lo sappiamo perché appunto le coordinate spazio-temporali sono molto criptiche e creano appunto i due autori un senso di straniamento per il lettore. Sappiamo sicuramente che questo pianeta è abitato dai glifi, che sono queste creature molto singolari che vi invito a scoprire, glifi che si relazioneranno con grande curiosità a questi bipedi, queste creature molto, molto particolari che si esprimono con dei suoni che incuriosiscono appunto i glifi stessi. Glifi che si sentiranno in dovere di raccogliere questi suoni che si disperdono nell'aria, e da quel momento in poi verrà fuori una storia che vi invito a scoprire veramente pagina dopo pagina. Al di là di quello che è il lavoro straordinario, sia dal punto di vista della scrittura che delle illustrazioni, mi è piaciuto il fatto che i due autori, almeno chiaramente questa è la sensazione che è arrivata a me, abbiano utilizzato questa storia per tutelare letteralmente il nostro patrimonio lessicale, ricordando quanto è importante scoprire nuovi termini, quanto è importante curare le parole che fanno parte del nostro quotidiano, della nostra attività lavorativa o della nostra attività editoriale. Un continuo invito alla lettura, un continuo invito alla scoperta e soprattutto c'è un piccolo inciso: siate sempre curiosi. La curiosità, sono sicuro, ha mosso i due artisti e li ha portati a una collaborazione che mi è piaciuta davvero molto. Aspetta perché provo a rimettere a posto il tutto e a farvi vedere nuovamente questo libro. Eccolo qua, Era una nuvola, edito da Verba Volant, realizzato da Ilaria Cairoli e Alberto Casagrande. La recensione termina qui, ma non temete perché torneremo molto presto con un nuovo video. Ciao a tutti!